Una signora, mentre arrivavo, che ha detto due cose sbagliate. Una, sei bellissimo. No. No. Ma infatti aveva gli occhiali, e quindi no. Anzi, sono un po' conto che questa campagna elettorale mi serva quantomeno a perdere i 4-5 kg che sono un po' di troppo. Sono grasso. Ah. Vabbè, a parte quello, scusate. Un po' di un sorriso, permettetemelo. E poi mi ha detto: Salvini, salvaci tu. No, no, è il cognome, magari aiuta, però io servo a fare qualcosa se ci siete voi. Toglietevi dall'idea che io salvi qualcuno di voi. È ciascuno di voi che deve decidere che tipo di paese vuole lasciare ai suoi figli e ai suoi nipoti. Se avete scelto, io sono a disposizione. Però non delegate agli altri, ed è per questo che io ho bisogno che questa marea di gente nei prossimi 20 giorni faccia quello che non posso fare io, parlare con i vostri colleghi, con i vostri amici, con i vostri conoscenti. Io sono sicuro che in fabbrica, nell'ufficio, in negozio, a casa di ciascuno di voi c'è almeno una persona che dice: io il 4 marzo non voto, io non ho tempo da perdere, tanto sono tutti ladri, sono tutti delinquenti. Non cambia niente, ho votato tutti e mi hanno fregato tutti, li posso capire. A me quelli che hanno cambiato 18 partiti fanno l'allergia e io proverò a cambiare la Costituzione inserendo il vincolo di mandato. Se cambi partito molli la poltrona. Non è che puoi cambiare 38 partiti come ti cambi le mutande. Non insulti con Alfano, Ma chi è Alfano? Ma chi è Alfano? Ma chi lo conosce Alfano? No, dai, no. No. Però, ripeto, ho bisogno di voi per cambiare la scuola, per evitare che ci sia il giro d'Italia degli insegnanti ogni anno che rottama 50.000 maestre per una sentenza idiota. La buona scuola nella stessa classe, con lo stesso bambino, la stessa maestra dalla prima alla quinta. E la buona scuola, tornando al ruolo di papà, se serve, dice no, e un buon insegnante, se serve, ti boccia, perché dire che non si possono bocciare i bambini alle elementari e alle medie è una follia diseducativa, perché dei no e dei nostri figli ogni tanto bisogna dirli, se qualcuno sbaglia, se qualcuno, altrimenti poi leggi sui giornali di quel 17enne che, siccome non si voleva fare interrogare dall'insegnante, l'ha accoltellata.